Ci vogliono degli anni, ma alla fine presi il coraggio a quattro mani e glielo chiesi. Novecento, perché Cristo non scendi da questa nave? Una volta, anche solo una volta. Perché non lo vai a vedere il mondo? Con gli occhi tuoi, proprio tuoi. Dio santo, non potrei continuare tutta la vita avanti e indietro come uno scemo. Tu non sei scemo, sei grande. E il mondo è lì. C'è solo quella fottuta scaletta da scendere. Che cosa sarà mai qualche stupido gradino, Cristo? C'è tutto. Alla fine di quei gradini, tutto. Perché non la fai finita e te ne scendi da qui? Una volta, anche solo una volta. 900. Perché non scendi? Perché? Perché? Fu d'estate. L'estate del 1931 che sul Virginian salì Jelly Roll Morton. Era tutto vestito di bianco, anche il cappello, e al dito portava un anello così. Lui era uno che quando faceva i concerti scriveva sui manifesti: "Stasera Jelly Roll Morton, l'inventore del jazz". Non lo diceva tanto per dire, ne era convinto. L'inventore del jazz. Suonava il pianoforte, sempre un po' seduto di tre quarti e con due mani che erano farfalle, leggerissime. Aveva iniziato nei bordelli a New Orleans e l'aveva imparato lì, a sfiorare i tasti e a carezzare le note. Al piano di sopra facevano l'amore. Non volevano baccano. Volevano una musica che scivolasse dietro le tende e sotto il letto, senza disturbare. Lui faceva quella musica lì. E in quello, veramente, era il migliore. Qualcuno un giorno, da qualche parte, gli disse di 900. Dovettero dirgli una cosa tipo: "Quello lì è il più grande pianista del mondo". Può sembrare strano, ma è una cosa che poteva succedere. Non aveva mai suonato fuori dal Virginia 900, eppure, a modo suo, era un personaggio celebre ai tempi, una piccola leggenda. Quelli che scendevano dalla nave raccontavano di una musica strana e di un pianista che sembrava avesse quattro mani, tante note faceva.